KK a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di World of Warship Legends. Ragazzi, qui con voi sempre il vostro Taker e oggi continueremo la nostra campagna con le navi russe, ragazzi. Naturalmente, se il video vi piacerà, lasciate un bel like, raggiungiamone 10 per il prossimo episodio. Commentate se avete qualche consiglio e condividete. E detto questo, oggi finiremo la nostra campagna con la Gangut e incominceremo con la Piotr Velichio. Però nel dopo ho già sbloccato anche la Izmail. Altra corazzata russa, però non so ancora che possono combinare ste navi. Ma hanno detto che sono buone a cittadellare. Questo non lo so, però ora ci vediamo in partita. K. Ok, gente, siamo in partita. Naturalmente spero che i nostri compagni ci diano una mano. Se questa Schmidt andasse avanti, forse avremmo anche qualche. Questi qua già iniziano a dare fumo, comunque drogati. Speriamo che iniziano già a spottare le persone, i nemici, in modo tale che non riusciamo ad abbatterli. Sperando che riusciamo a colpirli, naturalmente. Ma stanno combinando lì in fondo. Ok, iniziano con gli spari qui. Ok, ragazzi, abbiamo una Kangut davanti a noi. Qua già iniziano a sparare e noi ci uniamo a loro, naturalmente. Iniziamo a far parecchio male ai nemici. Parecchio. Ma questo qui se ne sta andando. Vieni qui tu. Cerchiamo di colpire la Wyoming nel frattempo. Mi abbia fatto un po' di danno, dai. Non eccezionale, però gliel'abbiamo fatto. Dai. Ci può stare. Davanti a noi sta una Karlsruhe. Naturalmente si è già messa in modo tale da non cittadellarla, quindi noi proviamo ancora ad abbattere la Wyoming. Prima che. Ok. Ce la dovremmo fare a colpirla, ce la dovremmo fare. Modesto danno. Modestissimo danno. Qua ci abbattono la. Lo spottino, no, mi dispiace, povero spottino, ci mancherà. Era un compagno molto bravo. Non ha fatto un cavolo, ma era bravo. Nel frattempo arriva il nostro aiuto, l'altro spottino. Nel frattempo noi cerchiamo di affondare la Gangut, essendo che la tengo più sotto tiro. Aia. Ragazzi, aiutatemi. Ragazzi, aiutate. Ragazzi, perché state lì in fondo? Mi dovete aiutare. Ah, dicono in prego, devo fare tutto io qui. Ottimo. Ok, mentre le secondarie sparano, io cerco di arretrare. Ok, nel frattempo, aia. Ci ha fatto malissimo la Wyoming, ragazzi. Ci ha fatto malissimo. Cerchiamo di abbatterla prima che abbatta lei a noi. Bam! Mega kill.
L'abbiamo scampata per un pelo. Mo' questa Karshur ci darà filo da torcere. Aia. Ragazzi, qualcuno mi dia una mano, gentilmente. Ok, la Gangut lì in fondo sta ricevendo un bel po' di danni. Noi già siamo messi molto male. Ok, stanno due navi insieme a noi, quindi ora possiamo cercare di avanzare. Anche se probabilmente ci uscirà una nave per quel lato. Cerco già di mettere i cannoni per questo lato di qua. Anche se non vedo nessuno, quindi probabilmente sarà o dietro quest'isola oppure si è fatto il giro. Ok, sta dietro l'isola. Sì, ok ragazzi, tu cerca di tornare indietro. Ho detto cerca di ritornare indietro. Vabbè, avanziamo, è la miglior cosa. Tanto credo che insomma già la nostra Boga Tier riusciranno ad abbattere la Karshur. Nel frattempo cerchiamo di conquistare la base Beta. Nel frattempo scaraventiamo su quella Gangut tutti i nostri colpi. In modo da cerchiamo, prima la battiamo, prima vinciamo. Ok, siamo all'interno del territorio nemico. No, scherzavo ragazzi, in realtà stiamo ancora nel nostro territorio. Quella Gangut sta cercando altamente di scappare. Abbiamo appena ingaggiato il combattimento anche con una Orion a 15 km di distanza. Questa battaglia la prevedo che sarà molto, ma molto sanguinolenta. Ci saranno morti, ci saranno feriti, ma noi vinceremo. Ecco, iniziamo a sparare. I nostri compagni già ci stanno dando una grande mano. Ok, ora possiamo colpire con tutta la libertà del mondo quella Gangut. Giriamo così che mettiamo tutti i cannoni a disposizione della nave. Ci ha messo fuori uso un cannone, però già siamo riusciti ad aggiustarlo. Ma la gente che mi viene addosso, ma tiene la patente? Dove avranno studiato la guida delle navi? Ma aspettiamo questi 7 secondi e scaraventiamo tutto il fuoco, ma tutto quanto contro quella nave. Tutto quanto. Fuoco. Vediamo, la colpiamo? Colpita e anche quasi affondata. Un'altra salva e riusciamo ad abbatterla completamente. Speriamo solo che non ci colpisca prima lei a noi. 2 1 fuoco. Bam, distrutto. Se riusciamo ad abbattere anche quella Orion, la partita è vinta. Cerco di colpirla già così che almeno ce la leviamo da davanti. Ok, là sta una Galleon. Mentre i miei compagni affondano quella nave, io cerco di affondare quest'altra. Sperando che la affondano, naturalmente.
Nel frattempo anche le nostre... Triple kill! Ragazzi, cosa ho appena fatto? Non ho fatto niente e questo è normale. Ma la nostra corazzata, le nostre secondarie hanno abbattuto una nave senza manco che lo dicessi. Ok, solo questa è la partita e definitivamente vinta, dai. Un ultimo colpo da parte delle nostre bombardate, dalle nostre salve, e la partita può essere definitivamente conclusa. Iniziamo già a sparare, così che forse riusciamo a prenderci l'ultima kill. No, ok, dobbiamo sparare, ragazzi, spariamo tutto quello che teniamo. No, ce l'hanno abbattuta, però ragazzi, abbiamo vinto! Ora, signori, è giunto il momento, dobbiamo abbandonare la nostra Gangut, perché abbiamo finito completamente tutto quello che si poteva fare con questa nave. Ora è giunto il momento. Mettiamo il comandante che già abbiamo messo sull'altra nave. Mettiamo il potenziamento adatto. E signori, ecco a voi una bella partita con... Aspettate, nel frattempo che metto anche le varie bandierine, così che rendiamo il momento più bello. Signori, ecco a voi la Fjöcir Velikia. Fjöcir Velikia. What the fuck? E adesso noi la proveremo per la prima volta in questo episodio. Ragazzi, lasciate ancora un bel like per questa nave e ora la vedremo insieme cosa può combinare. Ci vediamo in partita. Ok, signori, siamo in partita. Naturalmente facciamo andare qualcuno avanti, così che ci dà il consenso per sparare tutto quel che teniamo. Però naturalmente dobbiamo girare, perché gli altri se no ci rimangono da soli, come è naturale che sia. Nel frattempo già ci hanno spottato. Cannoni pronti. Però non abbiamo il raggio d'azione che desideravamo, ragazzi. Qua ci faranno male. Da vicinanza credo che sarà una bomba sta nave, però da lontananza non si può fare nulla. E ci fanno pure parecchio male. Ok, quella barca ci sta sparando. Ora quindi proviamo ad abbatterla. Facciamo solo due spari per vedere più o meno se va bene il raggio. Ok, spariamo gli altri due. Stavolta avevo sbagliato il raggio. Nel frattempo ci stanno altamente bombardando. Chiediamo il supporto di qualcuno, che qua veramente ci stanno facendo male. Ci stanno facendo tanto male. Ok, ragazzi, qua ci dobbiamo per forza avvicinare di più al clou della situazione. Perché tutti questi qua stanno combattendo in una maniera tale da non farsi colpire manco una volta da me. Avranno paura? Questo non lo so, probabilmente sì. Nel frattempo ci stanno già abbattendo delle navi a noi. Ok, giriamo i cannoni da quest'altro lato e viriamo a tutta babordo. Ok, là sta la nostra nave nemica. Naturalmente non riusciamo a colpirla perché
Dovete ben sapere che queste corazzate hanno dei cannoni che a girare fanno schifo. Frattempo raggiungiamo quella nave. Anzi, cerchiamo di sparare quella. Ok, si farà colpire? Ok, spariamo solo due colpi, il resto lo spariamo addosso a... No, non la vedo più, dove sta? Ok, l'abbiamo colpita, non gli abbiamo fatto un cazzo. Ok, eccola Ishizuki. Naturalmente già sta in modalità di sparo. Così come pure noi, e spariamola. Vediamo quanto danno può fare sta nave. Ottimo. Veramente ottimo. Ve l'ho detto, ragazzi, è una bomba sta nave dalla vicinanza, però dalla lontananza fa altamente cagare. In vicinanza sta pure una isocazze, una isosac, una isocazze. Nel frattempo noi spelliamo a quella Douglas, cercando di colpirla almeno una volta. Manco una, manco a pagarla, naturalmente. La Shizuki nel frattempo sta cercando di indietreggiare e noi ci stiamo acchiappando in pieno la Isokatse. Rallentiamo in modo tale da riuscire a capire dove lanciare i siluri. E nel caso la spariamo. Spariamo un colpo, colpita. Wow, si ferma sempre quando le sparo io, una cosa impressionante. Aia, chi è stato? La Douglas la battono. Le nostre secondarie iniziano a sparare. Spariamo pure noi, cercando di ammazzarla, sta barca. No, non ci siamo riusciti, ok. Naturalmente il destino ci sta cercando di dire che i nostri obiettivi sono le corazzate. Quindi proviamo ad abbatterne almeno una. Questa prevediamo. Cosa colpiamo? E abbiamo. Oh cavolo, dove i siluri? Dove? Dove? No, 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 no. Oh, che fortuna, si sono fermati prima. Ok. Spariamo. Ok, stiamo facendo un bel po' male, dai. Stiamo facendo male. Stiamo facendo un bel po' male. Ok. Nel frattempo ci fanno male pure loro a noi. Ok, aspettiamo qua questa nave così in modo tale che appena esce, popopum, gli spariamo dritto dritto. Ok. Fuoco! Cerchiamo di sparare quella nave che ci sta sparando lei a noi. Ok, l'abbiamo colpita e gli abbiamo fatto male. Gli abbiamo fatto male. La dobbiamo affondare però, non ci serve che l'abbiamo fatta male, la dobbiamo affondare. Naturalmente però l'ultimo colpo è quello sempre che non mi dà le soddisfazioni. Sta arrivando. Ok, sicuramente mi sta per lanciare dei siluri, quindi proviamo a spararla. Ok, l'abbiamo abbattuta. Abbiamo abbattuto questa nave. Ottimo, ottimissimo. Nel frattempo il nostro compagno sta cercando di conquistare la base nemica. Nel frattempo siamo solo io e lui. Ci dobbiamo aiutare, ci dobbiamo dare mano forte. Io cerco di andare contro la nave nemica. Nel frattempo che sta... Ah no, sta lì in fondo. No, qua cavolo, chi è che ci va? Troppo lontano. Sicuramente mo vinceremo la partita perché adesso io sparo questi colpi. E vittoria. E ragazzi, dopo aver visto queste due partite, dopo aver visto il destino finale della nostra Gangut e il debutto, l'entrata prepotente, trionfante della nostra Piotr Velikij,
Noi ci salutiamo qua. Naturalmente, per come già vi ho detto, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like. Se volete un altro episodio con le russe, lasciatene 10. Naturalmente premete sempre il tasto like e vedete come ne escono 10. Se avete qualche consiglio, soprattutto per quanto riguarda i comandanti, per quanto riguarda i potenziamenti, non solo delle russe, ma pure delle altre corazzate, soprattutto l'Aiova, che mi servirebbero questi consigli, naturalmente faranno molto piacere se li trovo qui sotto nei commenti. E naturalmente condividete il video per far crescere il canale e passate sotto i nostri canali di social, Telegram e Instagram che trovate qui sotto nei commenti. Inoltre ci trovate anche su Discord, quindi se volete giocare con noi, naturalmente contattateci o su Instagram o su Discord. E detto questo, ci vediamo al prossimo episodio. Buona domenica a tutti e K!